Eugenio Bellomo è il candidato presidente per la Sinistra Unita. Qual è la priorità secondo lei all'interno di questo municipio? Farlo riemergere da 2 anni e mezzo di commissariamento che ha affossato quasi totalmente l'imprenditoria e ha spento le luci in questa città. Abbiamo bisogno di dimenticarci questi anni, non perché non ci siano le situazioni mafiose, ma perché dobbiamo rilanciare questa città, Ostia, il suo entroterra, ma soprattutto il suo entroterra, come una città laboriosa che vuole riprendersi il ruolo che gli spetta. Ecco, per lei, qualora venisse eletto, sarebbe un ritorno all'interno dei banchi del decimo municipio. Come valuta quell'esperienza? Sì, io ho passato 2 anni in chiaro e luce, sì, in chiaro e scuro, perché i primi mesi sono stati entusiasmanti, avevamo una grande voglia di ribaltare le iniziative lasciate dal centrodestra. Devo dire che la maggior parte dei consiglieri che stavano in aula sapevano di cosa parlavano. Purtroppo gli ultimi mesi sono stati terribili, la scoperta del malaffare all'interno dell'amministrazione ci ha lasciato tutti, come dire, basiti, e stiamo ancora pagando le conseguenze di quegli ultimi mesi. La sinistra si presenta in modo disunito all'interno di queste elezioni municipali. Perché? Io non sapevo che oltre alla nostra di lista ci fosse una lista o altre liste che si rifanno alla sinistra. Io non considero il PD un partito di sinistra e quindi la nostra lista, che si chiama appunto Sinistra Unita e racchiude buona parte di compagni provenienti da sinistra italiana, ma compagni provenienti dalla sinistra diffusa, è l'unica che si rifà alla sinistra. Altri hanno nomi di civici, sono rispettabilissimi, ma credo che siano assolutamente trasversali e nulla abbiano a che fare con una forza unicamente di sinistra.